Qua devo da Quirli, eh. Sì, qua. Allora, cominciamo subito con questa seconda parte del nostro evento. Questa seconda parte sarà più focalizzata su alcune tematiche di cui abbiamo già ampiamente anche parlato durante la prima parte. Come dicevo, alla fine di questa ora insieme voi del pubblico potrete porre le domande ai relatori oppure mandarci un messaggio al 338-5957-383. Se volete postare qualcosa, il nostro hashtag è Sfide Private. Cominciamo subito presentando la persona che ha preso il posto di Marco Caldana. Marco Caldana non è potuto rimanere con noi nella seconda parte ed è stato sostituito egregiamente da Nicoletta Garola, che è Senior Institutional Relationship Manager, sempre di Farad International. Cominciamo a entrare più nel merito. Si è parlato di MiFID 2. La MiFID 2 sì, è sicuramente un'opportunità, però in alcuni mercati ha rimescolato le carte, creando anche, facendo tra virgolette qualche vittima, se così vogliamo dire. E allora la mia domanda è proprio, la rivolgo ad Andrea Ragaini, chiedendogli se cambierà qualcosa con l'entrata della MiFID 2 e come si sta attrezzando Banca Generali. Cambierà qualcosa? Sicuramente è uno degli elementi che influenzerà il mercato, un po' come la tecnologia e anche come le abitudini dei clienti che abbiamo visto nella prima parte. Io non riesco a essere preoccupato fino in fondo della MiFID per la nostra industria, nel senso che la maggiore trasparenza richiesta dalla MiFID fa parte del nostro modello di servizio e fa parte del fatto che eroghiamo consulenza. MiFID sostanzialmente dice: se fai pagare un servizio, si deve vedere quello che è il valore del servizio. Noi facciamo consulenza, nel private banking il centro del nostro modello di business è la consulenza, quindi non riesco davvero a essere preoccupato per la nostra industria della direttiva MiFID per quanto riguarda l'inducement. È il nostro lavoro, lo continueremo a fare e partiremo da quello che è il minimo regolamentare per costruirci su il modello di offerta dedicato. Quindi fatemi dire come si sta muovendo Banca Generali, penso come si stiano muovendo tutti gli altri, ma noi abbiamo già da tempo superato il livello minimo regolamentare richiesto da MiFID. Cioè basta dare informativa al cliente una volta all'anno in modo trasparente di quelle che sono le commissioni applicate, di quello che è il suo patrimonio finanziario complessivo, quindi basta avere una qualificata piattaforma di reportistica, una piattaforma di pianificazione e delle commissioni trasparenti. Quindi quello non mi preoccupa nel nostro modello di business, del private banking. Mi preoccupa di più tutto il tema legato al mondo dei prodotti, alla product governance, di cui si parla molto meno, ma che penso ci creerà un impatto molto potente, perché una delle filosofie forti, ma lo sapete benissimo, ma lo ripeto a beneficio di tutti, della product governance è che il manufacturer del prodotto dovrà entrare nelle logiche distributive del distributore. E logiche distributive significa anche che dovrà vedere se i profili di rischio applicati al prodotto siano coerenti oppure no. E questo è un tema che sicuramente creerà un impatto enorme per la nostra industria. L'inducement è il vero focus che noi abbiamo sulla MiFID. Si parla di MiFID, si pensa all'inducement. Quello per me non è un problema e lo sarà sempre meno. Il tema della product governance può diventare un problema particolarmente importante. Faccio un passo indietro come ci stiamo attrezzando, ma ritorno a dire il tema del modello di servizio, cioè il tema della piattaforma che consente di fare una reportistica prima di tutto affidabile e poi chiara, in cui ci siano anche delle commissioni pagate in modo trasparente, che quindi è quello che richiede la normativa, con flusso informativo costante, è il primo pezzo. Poi una piattaforma che consente di fare monitoraggio ongoing del portafoglio, che non sia lasciato solamente al banker. Il banker, l'ho detto, è l'elemento centrale del nostro modello di servizio, quindi non è disintermediato.
Però il fatto che ci sia qualcosa, una piattaforma, delle persone, mettetelo un po' come volete, noi lo stiamo facendo con una piattaforma, che ogni giorno guardi il portafoglio e veda se è coerente con quelli che sono gli obiettivi di rischio e rendimento, con l'asset allocation strategica e gestionale che imposta la banca. Quindi è una piattaforma che fa dei controlli sul portafoglio ongoing del cliente. E questo è un tema che è molto compliant alla normativa MiFID. E poi il terzo tema, che è quello su cui stiamo lavorando, che è stato richiamato già tante volte nel corso della mattinata, stiamo formando e siamo vicini ai consulenti nel loro percorso evolutivo. Quindi siccome si fa consulenza e MiFID richiede che la consulenza abbia un nome e un cognome, abbia una visibilità di prezzo e abbia un contenuto, io ho detto prima, ma prima qualcuno del pubblico mi ha detto siete bravi ma un po' autoreferenziali, continuate a parlare di quello che avete fatto, di quanto siete bravi, vero. Allora, in effetti il tema di fondo è che noi facciamo tutto questo perché ci siete voi, perché c'è la rete, perché ci sono i consulenti che poi sono sul mercato. Quindi lavoriamo in ottica MiFID 2 per aumentare il contenuto di conoscenza e di utilizzo degli strumenti da parte dei nostri banker per gestire meglio poi i nostri clienti. Quindi domanda, MiFID 2 siete preoccupati? No, non la vedo neanche come un'opportunità, devo dire, la vedo come una naturale evoluzione del nostro modello di business, che anche prima si chiamasse MiFID 2 si parlava di consulenza, fornire pareri o consigli. Noi abbiamo iniziato a fare il nostro lavoro, io vengo dal mondo del private banking e continuo a vedere clienti nei salottini, proprio nei salottini con i clienti. Quindi quella è consulenza, MiFID dice se la fai, il cliente percepisce il valore, fai pagare un prezzo e sei compliant. Ecco, Venuti, sempre su questo tema della MiFID 2, il problema è che la MiFID 2 insomma, è un problema più legato ai consulenti, no? Però sulle retrocessioni ha creato dei problemi in altri mercati. Qual è il pensiero su questo, su come verrà applicata in Italia e cosa sta facendo, cosa farà BPM in questo senso? Provaci. Niente, tra la luce che se ne va e il microfono non... l'abbiamo oscurata, purtroppo. Cioè, il padrone di casa è oscurato. Guarda. Ok, ecco. Ci siamo. Allora, sono assolutamente allineato a quanto ha detto Andrea. La parte sana dell'industria non teme nella maniera più assoluta la MiFID 2. È un'evoluzione, è stata oggettivamente un'evoluzione normativa più lunga di quella che certi operatori invece hanno già fatto autonomamente. Banca Generali, ma anche Popolare di Milano ha già fatto questi passi nell'ambito della consulenza finanziaria. Noi decidemmo sostanzialmente dopo il primo periodo di approccio alla MiFID 1 di fare il classico modello di consulenza per prodotto, lo ritenemmo assolutamente non consulenza e quindi abbandonammo e andammo in maniera decisa sulla logica di portafoglio, monitoraggio giornaliero, invio di alert quando i portafogli non sono allineati alle esigenze e ai bisogni del cliente. Quindi ci siamo strutturati fin da subito con un modello di consulenza evoluta. Di conseguenza siamo preoccupati, ma mi viene da dire che forse il mondo MiFID 2 divide in due parti. Chi è abituato a fare consulenza, quindi ripeto la parte sana, e non è preoccupato. Chi invece, pur lavorando nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, non è abituato a fare consulenza. E allora deve essere, a mio giudizio, molto preoccupato. Ripeto, allargo la mia esperienza a tutto il gruppo Banca Popolare di Milano, noi non abbiamo un modello differente fra retail e private. Perché? Perché la consulenza per noi è una, è un'unica maniera per fare la consulenza. Quindi, cosa vedo nell'ambito di MiFID 2? Beh, finalmente un processo che in qualche maniera separa in maniera definitiva dai consulenti o i presunti tali, e quindi la vedo come oggettivamente un vantaggio per la parte, ripeto, sana dell'industria. C'è un problema? Sì, perché comunque l'abbiamo visto con l'RDR inglese. In qualche maniera una parte della clientela è stata sostanzialmente abbandonata, quindi non è più oggetto di attività di consulenza, e quindi questo a mio giudizio dovrà preoccupare non tanto gli intermediari come quelli che sono qui sul palco, ma il regolatore, perché in un mercato come quello italiano, quindi non sto parlando di private ma sto parlando del risparmio degli italiani, l'abbiamo visto che bisogno invece di attenzione di consulenza è molto molto forte.
e quindi credo che il regolatore non potrà permettersi che una parte consistente della ricchezza degli italiani e in generale dei risparmiatori possa essere in qualche maniera oggetto di marginalizzazione nell'ambito di un servizio che, ce lo stiamo dicendo dalle 10 di questa mattina, è fondamentale e importante. Cosa ha fatto Banca Popolare di Milano? Sostanzialmente noi siamo partiti guardando la picture di come si fa la consulenza. Conosci il cliente, fai la diagnosi, gli vai a fare la proposta di investimento, la esegui, la monitori e ritorni lì. Bene, siamo passati da un approccio tipicamente di catena di costruzione. Inizio con la materia prima e lascio fuori, butto fuori un prodotto, che sia un'auto, una lavatrice e quant'altro, ha invece un'economia e un modello di business che è circolare e che quindi tutto quello che io faccio non posso immaginare che sia esaurito con l'atto della vendita, ma è molto molto più complesso, appunto un'economia circolare. Mi verrebbe quasi da dire l'evoluzione dall'economia che consuma l'energia all'economia che in qualche maniera le ricicla. Quindi questo è il parallelismo che in qualche maniera faccio nell'ambito dell'industria finanziaria con il resto dell'industria. Siamo in una, con la MiFID II a mio giudizio, in un'industria che porta ad avere finalmente a livello di consulenza un processo circolare, un processo che è costante. Arriva una normativa che ce lo dice, va bene, ci fa solamente, fra virgolette, piacere che il regolatore si sia accorto che quella è la maniera di fare questo mestiere. È lo stesso regolatore che qualche dubbio ce l'ha, visto che l'ha fatta slittare di un anno così, diciamo quasi all'ultimo. Ma io credo che poi bisogna essere anche realisti. Oggettivamente io immagino che il regolatore, non sono nella loro testa, quindi non posso... Però il regolatore in qualche maniera deve evitare che ci sia un abbandono di una parte dell'industria e quindi con molta priorità questo slittamento di un anno è per dare all'industria di assumere un attimino più concretezza e più attenzione a quello che è un processo oggettivamente inevitabile. Questa è la mia considerazione. E spero che questo anno di tempo serva per, ripeto, tutta l'industria per fare un allineamento deciso. E vengo a quello che ha detto Andrea, è abbastanza sintomatico comunque di una parte dell'industria di come la MiFID viene vista solamente sotto un punto di vista, l'inducement. E quanto di totalmente sbagliato, perché in realtà bisogna vedere la MiFID sotto il punto di vista del servizio. Giustamente Andrea ha detto, eroghi un servizio, sei autorizzato a farti pagare, che sia l'autorizzazione sotto forma di pagamento diretto, che sia sotto forma trasparente di inducement, ma per un servizio sei pagato, non c'è servizio, non sei pagato. Ecco, il fatto che l'industria si stia concentrando su questo dice come con molta priorità non tutta l'industria è allineata sulle corrette logiche della consulenza. Le altre tematiche che giustamente Andrea ha rilevato, la forte connessione e il lavorare sostanzialmente dalla stessa parte fra, uso un brutto termine, la fabbrica prodotto e il distributore, le due cose sono sostanzialmente connesse, interconnesse. Il produttore non può pensare di fare un prodotto e non avere il suo sbocco naturale, lo sbocco naturale che siamo noi consulenti non possono semplicemente dire faccio cherry picking del prodotto, ma in qualche maniera le due cose in qualche maniera si avvicinano e sono un po' più partecipi, ma torno a ripetere, non per l'inducement ma perché l'industria si fa in questa maniera. Ecco, grazie venuti. Geraldini, resta il fatto che, sebbene sia vero che la MiFID II sia un passaggio obbligato, è anche vero che in paesi come l'Inghilterra, come diceva Venuti, la parte più bassa della clientela è stata, tra virgolette, abbandonata, no? lasciata a piedi, favorendo una consulenza di miglior livello per il mondo del private. Molti di questi che sono stati abbandonati, forse più fuori dall'Italia che non in Italia, sono passati ai robo-advisor. Quindi la prima domanda è: i robo advisor secondo lei sono una minaccia o un'opportunità?
e rischiano, offriranno, cioè sostituiranno davvero il consulente o rimane una moda che prima o poi scomparirà? Allora, parto con rispondere subito: dal mio punto di vista è un'opportunità, assolutamente non una minaccia, e poi magari elaboro un pochettino su questo concetto. Innanzitutto RoboAdvisor, come ha detto giustamente, è un po' di moda, perché ci appassioniamo noi ogni anno a un qualcosa di innovativo, soprattutto se viene descritto con una parola inglese, perché insomma l'amore per l'esterofilia in questo caso ci contraddistingue, esattamente. Dal mio punto di vista è un'opportunità perché un'intelligenza artificiale basata su algoritmi, che quindi costruisce dei portafogli modello, necessariamente può andare a soddisfare solo alcuni bisogni, alcune esigenze che un cliente ha. Per cui tendenzialmente chi approccia questa tipologia, come detto nell'introduzione della domanda, di tecnologia è una clientela con bisogni di base, tendenzialmente con un patrimonio non tipicamente private, che convenzionalmente, come abbiamo concordato tutti prima, è dai 500.000 euro in su, per cui tendenzialmente chi ha un patrimonio di questo tipo non si affida ai RoboAdvisor, oppure lo può fare solo per quella parte, diciamo, di investimento che magari ama fare in diretta, perché molti clienti amano tenere una piccola parte del patrimonio con cui, diciamo così, in gergo poco tecnico, giocare, e a questo punto utilizzare magari un'intelligenza artificiale che consente di costruire dei portafogli modello, monitorare il rischio, vedere come si muovono con un po' di stock picking, può sicuramente interessare questa tipologia di clientela. Quindi di fatto va ad essere complementare a quella che è l'attività del consulente finanziario, che rimane un unicum nel rapporto diretto con il cliente, perché il rapporto umano, il rapporto fiduciario che si instaura col consulente finanziario è assolutamente non superabile da una macchina, soprattutto quando entriamo in una sfera più ampia, che è quella, come si diceva prima, che non riguarda solamente il contingente bisogno di investimento che è soddisfatto da una soluzione basata sul prodotto, ma nel momento in cui entriamo davvero in un modello di servizio che va a intaccare ampie sfere che riguardano, come si diceva prima, il passaggio generazionale piuttosto che il mondo aziendale, è necessario e fondamentale che ci sia un rapporto umano. Per cui dall'altro lato però è importante che le istituzioni finanziarie investano nella tecnologia, perché può essere complementare e essere utile all'attività di consulente finanziario se evidentemente, come diceva anche prima Paolo Martini, si investe in tecnologia, perché è imprescindibile da questo punto di vista. Noi vediamo come il mondo si sta muovendo, la tecnologia, l'investimento in tecnologia è imprescindibile, per cui se combiniamo l'investimento in tecnologia dell'istituzione finanziaria in cui si opera, la focalizzazione dei RoboAdvisor, diciamo, su un bisogno più di base primario di investimento, e poi per tutto il resto c'è il consulente finanziario, direi che è un modello che funziona. Però dobbiamo avere tutte e tre le componenti. In questo punto, se abbiamo tutte e tre le componenti, diventa un'opportunità e non va assolutamente, di questo non sono convinto, a sostituire il consulente finanziario. Allora, grazie. A proposito di questo, Martini, come cambierà il lavoro del private banker e quanto diventerà marcata la differenza tra consulente e private banker? Allora, innanzitutto, cioè, oltre, diciamo, la soglia dei 500.000. Funziona? No, certo, non mi è andato il suo apposta. L'hanno fatto apposta. Allora, questo funziona? No. Urlo? Aspetta, arriva. Ok, ora funziona. Allora, funziona molto. Dunque, innanzitutto ti ringrazio per avermi risparmiato la solita domanda sulla MiFID, perché sono 3 anni che vado a convegni sulla MiFID e non ce la faccio più, quindi grazie personalmente perché mi hai evitato questa tassa. Allora, io penso tendenzialmente che sarà, guardando anche un po' in là, quindi io non ti do una risposta a un anno, guardo un pochettino più in là come nel nostro solito, non ci si differenzierà né sui servizi bancari né sull'approccio della tecnologia, cioè sia il mondo dei servizi bancari da un lato sia la tecnologia non saranno due leve per differenziarsi, con orizzonte temporale diverso, perché sui servizi bancari secondo me ci siamo già al fatto che siano una commodity, poi può costare qualche euro in più o meno al mese il conto, ma cambia molto poco. Sulla tecnologia invece magari ci sarà un po' un lasso di tempo ancora di adeguamento.
Quindi se uno si concentra su questi due aspetti, oggi lavora soprattutto con questi due punti, secondo me deve fare attenzione. La differenziazione secondo me avverrà, uno, sul tema del team. Noi siamo un po' lupi solitari, qui quando dico noi mi riferisco soprattutto al mondo rete, invece nel mondo diciamo di matrice più banca, in alcune banche, quelle internazionali per esempio, c'è più il concetto del team. Noi invece come caratteristica, come indole, abbiamo quella di essere un po' lupi solitari, e invece tutte le statistiche dimostrano che si sta meglio, ci si diverte di più, si guadagna di più, circa il 30% di più, gli asset medi dei clienti sono più alti del 40% circa, e soprattutto nei momenti difficili si affrontano meglio le situazioni e il cliente dall'altra parte ti vede un po' più non come singolo. Tra le altre cose, con tutti gli investimenti che abbiamo fatto sulla pianificazione patrimoniale, successoria, corporate bank, investment bank, ormai c'è di tutto di più, come abbiamo quasi tutti, è chiaro che siamo anche competenze specifiche, perché non si può pensare, tranne qualche raro caso, di sapere bene in profondità tutto quanto. Quindi il team penso che sarà una delle chiavi di cambiamento del settore nei prossimi anni, poi che sia anche accompagnato da uno sviluppo normativo in un tal senso, adesso non voglio entrare già in discussioni fra le associazioni di categoria e Assoret che ci sono state recentemente, poco importa, già si può fare, lo facciamo noi, lo fanno in tanti altri, deve essere un team vero però, perché sono i team finti, quelli di marketing che funzionano poco, quindi devi mettere e condividere tutti i tuoi clienti, tutta l'attività, senza guardare quante ore al giorno lavora Andrea rispetto a quante ne lavora Paolo, se no è un team che funziona molto, molto poco, vi dico scene di vita vissuta chiaramente. Il secondo aspetto, l'ho detto prima, è quello del personal branding. Sono convinto che nonostante questo sia un passaggio culturale molto forte, ed è un passaggio che probabilmente potrà avvenire anche quando ci sarà un cambio generazionale, come capita perché passa il tempo in alcune banche, e quindi la battuta che facevo prima, che però è lo stesso concetto, quindi passare un po' più dal fatto di il cliente non è mio come banca, ma aiuto in qualche modo il professionista ad avere una piattaforma e anche un'immagine sul cliente in un certo modo, se poi è un team ancora meglio, no? Per cui io racconto come opera il team. Questo passaggio, che anche qui non è che stiamo inventando nulla di nuovo, perché è un passaggio anglosassone, Merrill Lynch lo fa in America da 30 anni, però penso che possa essere importante, soprattutto da anche ai consulenti, un nuovo modo di proporsi alla loro clientela. Un terzo aspetto è quello delle competenze, l'abbiamo detto prima, e quindi bisogna essere ben consci che avere solo forti competenze sui prodotti ormai è limitato, molto limitativo, bisogna approfondire, il passaggio generazionale, per parlare di un tema a caso dove noi come tanti abbiamo fatto report, strumenti, team di 8 persone, ti chiamano, vengono lì, fanno tutto, un'analisi, software, bla bla bla, da fare poi è difficile, lo so perché io poi le cose spesso le testo e ho visto che sul mio cliente ho dovuto chiamare, ma io non ci capisco, cioè aiutami perché c'è qualcosa che non va. E quindi è chiaro che poi servono dei professionisti, perché poi quando vai a fare questa indagine, nonostante tu abbia il software, abbia il manuale fatto più o meno bene e ti sia letto le circolari, che sappiamo tutti che non legge nessuno e si capiscono poco, nonostante abbia fatto tutto questo, quando poi sei lì è abbastanza complesso. Quindi bisognerà avere voglia di imparare cose nuove e soprattutto, insomma, bisognerà un po' specializzarsi, che anche quello che vedo, che è una delle chiavi di successo di alcuni grossi banker, quello che vedo è che al di là di essere molto competenti sui mercati, sui servizi, sui prodotti, quindi avere una cultura di base ampia, ci si specializza, cioè quello che per esempio i tipici, no, che hanno un grosso successo col corporate, con l'investment banking, e quindi che hanno clienti di un certo tipo e che hanno avuto una crescita con quel mondo lì. C'è chi si innamora del wealth planning e quindi del passaggio generazionale e quindi approfondisce quel tema. C'è chi si innamora del value investing, cioè il fatto di andare un po' in profondità e quindi su uno o due temi, di più la vedo abbastanza complessa. E poi è chiaro che la tecnologia
ma l'ho detto prima, cambierà sempre più il modo di lavorare, nel senso che semplificherà le cose se viene gestita bene, se non viene subita, e quindi la tecnologia ci permetterà di guadagnare tempo e di ridurre un po' queste mostruose incombenze amministrative che ormai abbiamo da tutte le parti, dove tutti noi perdiamo circa, se sei fortunato, il 20, se sei sfigato, il 40% del tuo tempo nel compilare report e nel ovviamente rispettare una normativa che comunque c'è ed è indispensabile che questa ci sia, però è chiaro che negli ultimi anni questa mole amministrativa ha pesato non poco. Ecco, Garola di Farad, prima l'abbiamo accennato, il private banking non si sta più focalizzando solo sul patrimonio finanziario. Il patrimonio finanziario è uno degli asset in questo settore. Si sta passando più dall'analisi dell'individuo a un'analisi più della famiglia, no? Un servizio più a 360 gradi. Lei è d'accordo, come la vede? Tanto buongiorno a tutti, così provo il microfono. Se vuole vediamo Martini. No, se si sente, si va sente, bene si così. Come faccio a dire di no? Nel senso che venendo dal brokeraggio assicurativo, che è un professionista che si affianca al cliente finale, cioè dal lato nostro e mio personale, non vedevo l'ora che si aprissero questi spazi, nel senso che per me e per noi il cliente è un cliente che dietro ha una serie di necessità, bisogni, una famiglia, un'impresa, un'azienda, è un professionista. Quindi faccio fatica a pensare a un cliente, vi faccio un esempio concreto. Un imprenditore che non è semplice parlare di temi assicurativi in Italia, però secondo me ci sono degli spazi. Un imprenditore che è l'unico reddito che viene portato all'interno della famiglia, malauguratamente succede un qualcosa e quindi è un incidente, c'è un infortunio, resta invalido o deve fermare la sua attività per un periodo di tempo. Questo non solo è un problema di blocco di generazione di reddito per la famiglia di quell'imprenditore o di quel professionista, ma è anche un costo, cioè tutto questo si trasforma in un costo. Quindi se noi come industria di private banking immaginiamo il nostro ruolo come consulente che deve proteggere il patrimonio di quel cliente, ripeto, faccio fatica a immaginare come non debba io pensare prima come consulente a coprire tutta una serie di bisogni e di rischi, stiamo parlando di rischi, e la domanda vera è perché dovrei lasciare il mio cliente esposto a questo tipo di rischi? E quindi non dovrei pensare prima invece a dare questo tipo di risposte. Perché la famiglia? Perché poi queste risposte generano tranquillità e serenità e alto livello di protezione all'interno del nucleo familiare e all'interno dell'azienda, nel senso che quello stesso imprenditore è anche quello che gli assicuratori definiscono il key man di quell'impresa, e se si blocca quel signore lì ci sono una serie di conseguenze immediate nell'attività di quell'impresa. Quindi si apre un mondo, questo è il messaggio che sto cercando di portarvi, nel senso che secondo me si apre un mondo enorme di necessità per il private banker non di conoscere come funzionano tutte le risposte che si possono avere in ambito di copertura di rischi, ma sapere che esistono tutele della persona, tutele della salute, tutele degli impegni finanziari, tutele e protezione dei patrimoni immobiliari, tutele e protezione dei figli che sono in giro per il mondo, per l'Europa, all'estero, in modo che quella famiglia sia serena e tranquilla nel poi portare avanti quelli che sono anche tutti gli investimenti finanziari e tutte le altre aree della sua attività. Bisogna imparare insieme, credo, a ragionare sugli obiettivi di quel cliente, sulle sue preoccupazioni. Noi abbiamo un esempio freschissimo di un cliente settimana scorsa, cioè quando un cliente ci dice io non dormo la notte perché penso a queste cose, allora lì sinceramente l'approccio del consulente di tipo assicurativo è ti faccio immaginare un futuro dove tu stai più sereno, dormi di notte, la tua famiglia è coperta e tutelata.
tante aree. Che cosa manca oggi? Ne abbiamo già parlato, l'hanno accennato un po' tutti. Il mondo delle risposte assicurative è un mondo enorme. Manca competenza sicuramente, la competenza però, ripeto, non nel conoscere il dettaglio o la tecnicità di quella risposta, di quel prodotto, ma nella capacità di cogliere le esigenze di quel cliente, quindi i bisogni di quel cliente, quindi avere le capacità di fare le domande giuste, dico io in modo semplice, a quel cliente per far emergere quelle che sono le sue preoccupazioni, che cosa c'è dietro di lui, il suo nucleo familiare, la sua azienda, come lui vede, dove lui vede i rischi e dove si sente esposto. Perché come sappiamo tutti, poi il rischio si trasforma in un rischio economico, il rischio assicurativo si trasforma in un rischio economico e il rischio economico poi lo viviamo, credo, come industria di private banking nel smontamento, come dicono quelli della strada, dei patrimoni, quindi negli asset che escono per dare risposte a queste esigenze. Quindi competenze, quindi immagino un guidare i consulenti, i private bankers nel fare le domande giuste. L'altro tema vero è fare le domande giuste per poi guidare il cliente da un professionista, così come lo accompagniamo da un fiscalista, lo accompagniamo da un avvocato, lo accompagniamo da altri professionisti del settore. Qui lo dovremmo accompagnare verso qualcuno che fa quel mestiere, quindi che conosce tutto il mondo delle risposte ai rischi assicurativi. E per quello, dico, noi come broker ci sentiamo finalmente in prima fila in questo. L'altra area è l'area dell'offerta. Allora lì è collegato quello che mi hanno insegnato un'azienda in cui ho lavorato, visto che era anglo-sudafricana, mi sono portata a casa qualche proverbio sudafricano. In Sudafrica si dice: se vuoi andare veloce, vai da solo. Se però vuoi andare lontano, trovati dei compagni. E io credo che questa qui sia forse la risposta. I compagni devono essere selezionati, devono essere persone del settore, devono essere persone che ci accompagnano nella consulenza nei confronti di quel cliente. Bene, grazie Carola. Allora, siamo passati dall'ottica di un broker assicurativo, volevo sapere un po' come la vede Gerardini di Finanza e Futuro da un punto di vista delle reti sull'evoluzione dei servizi, se è vero che non si passa più dal singolo ad analizzare tutto il nucleo familiare e ad offrirgli non solo più una consulenza, diciamo, finanziaria, ma più a tutto tondo. Sì, sono assolutamente d'accordo da questo punto di vista. Diciamo che anche nei miei interventi precedenti ho parlato proprio della necessità, da un lato, di passare ad un modello di servizio e quindi offrire e avere tutti gli strumenti a disposizione per affrontare qualsiasi esigenza del cliente. Dall'altro lato è l'evoluzione naturale che deve intraprendere ovviamente il consulente finanziario e, come diceva Nicoletta prima, essere in grado di porre le domande giuste. Quindi magari un po' abbattuta, però potremmo dire che da analista finanziario deve diventare analista appunto, nel senso che in molte situazioni davanti a un cliente, di fatto il cliente stesso non manifesta tutte le proprie esigenze che riguardano l'ambito appunto familiare, successorio, patrimoniale, le abbiamo citate tutte, ma siamo noi molte volte a dover fare un pochettino il dentista, estrarre effettivamente qual è la sua situazione complessiva e come rispondere a queste esigenze. Questa è un'evoluzione assolutamente necessaria all'interno del mondo private, lo dicevo prima, con questo modello possiamo anche andare a acquistare le quote di mercato che in questo momento non sono in mano alle strutture private, proprio offrendo davvero un qualcosa di distintivo. Mi sembra però che su questo, fino a questa parte di, diciamo, convegno, siamo tutti d'accordo che questa è la direzione, quindi potremmo anche dire da un modello di prodotto, un modello di servizio, che forse ho già detto un paio di volte. Ma la formazione quindi deve essere incentrata
nell'approccio che il consulente finanziario ha nei confronti del cliente. Questa, su questo punto deve andare la formazione, perché come ho detto all'inizio del convegno, come ha detto anche prima Paolo, su cui sono molto d'accordo, non si pretende e non ci si aspetta una conoscenza approfondita di tutte le ampie tematiche che un consulente finanziario si può trovare ad affrontare. Può approfondirne alcuna per sua esperienza personale, ma è quello che è fondamentale è che sappia di che cosa si sta parlando, le conosca e poi si rivolga a chi queste cose le sa fare. E sul concetto di team e squadra, questo diciamo sono anch'io molto molto d'accordo, forse perché vengo da una realtà internazionale, come diceva Paolo, dove su questo ci si concentra molto, però vengo dove settimana scorsa ho preso tutto il team, proprio tutti, li ho portati a porte chiuse e gli ho detto dobbiamo passare da gruppo a squadra. Perché il gruppo identifica un insieme di persone che non necessariamente interagisce, va avanti come un cane sciolto, lo diceva Paolo prima. Un gruppo è anche un gruppo di tifosi in curva, abbiamo la passione comune, tifiamo la squadra ma non ci conosciamo. La squadra è diversa, è fatta di individui con competenze diverse che riescono ad essere complementari e ovviamente il valore, la somma del valore generato dal lavorare in team è superiore alla somma delle due individualità. Quindi questo è l'altro passaggio, perché l'evoluzione del consulente finanziario non può che avvenire all'interno di una struttura e di un team che porti tutti allo stesso livello, che porti tutti a stare di fronte al cliente con lo stesso approccio e toccando le leve che ovviamente devono essere toccate per cercare veramente di soddisfargli i bisogni, come si suol dire, a 360 gradi. Non è solo un modo di dire, non è solo uno slogan, ma è un modello di business sul quale io sono fermamente convinto e che ritengo sia un approccio fondamentale da seguire proprio per il futuro. Ecco, abbiamo parlato di evoluzione del private banker, insomma abbiamo anche parlato di MiFID 2, tanto amata da Martini, abbiamo parlato di robo advisory, ma come cambieranno queste reti venuti? Ma in realtà abbiamo ascoltato i colleghi nei quali veramente innanzitutto ringrazio per essere qui su questo palco, perché quella era diciamo il meno. Il più è sentire veramente delle cose che sono che confermano magari qualche nostra idea, ma che anche in qualche maniera costruiscono qualcosa di diverso. Io credo che quello che esca fuori di fondamentale è, naturalmente sono pronto a essere corretto, che sostanzialmente passiamo da un metodo di one man show a un metodo veramente finalmente di team, e credo che questo sia il futuro delle reti di private banking, di pensare a non gestire il cliente con un vecchio e forse oramai superato one to one, ma gestire veramente, perché l'abbiamo visto, ma non perché ci piace fare così, ma perché ci è richiesto in qualche maniera dal mercato di gestire il cliente con la logica dello studio di professionisti, dove all'interno del quale ci sono competenze diverse, ci sono approcci diversi, un interesse comune che è quello di coltivare e gestire la propria base clienti. Ecco, credo che questo sia veramente il futuro di come una rete in qualche maniera deve evolvere nel private banking. Poi è vero, avremo tematiche che incidono un po' di più sul lato prettamente industriale, potenzialmente leggiamo MiFID 2 potrebbe portare a una compressione della marginalità, ergo quando ci sono compressioni di marginalità bisogna andare ad aggregazioni, quindi aumentare le proprie dimensioni di scala. Vero che quando guardiamo l'esperienza inglese, nella realtà le strutture che fanno consulenza sono riuscite, dopo una prima fase di flessione sulla componente commissionale, invece a tenere molto bene da quel punto di vista e a crescere. Perché? Beh, perché in qualche maniera si entra in uno schema diverso, non sono pagato per il prodotto e quindi sostanzialmente il prodotto lo posso anche comprare attraverso un robot, ma sono pagato per un servizio che è qualcosa di diverso, e quindi le reti devono metabolizzare che c'è uno spazio veramente, a mio giudizio, io ho registrato quello che ha detto Paolo, il team secondo me è la chiave del futuro. Magari abbiamo parlato di tecnologia, però la tecnologia non è solo il robo advisor, no? È stato accennato anche prima da lei, ci sono tante piattaforme di rendicontazione, non solo,
che migliorano il vostro lavoro e facilitano il vostro rapporto con il cliente. Quanto contano? Beh, conta sicuramente tanto, perché è una parte essenziale del modello di servizio, l'abbiamo detto prima. Se come lavoro faccio il fotografo, la prima cosa che devo pensare di avere è una macchina fotografica con un obiettivo che metta a fuoco le immagini, se no faccio delle fotografie sfocate. Quindi il primo tema banale, ma non scontato nella nostra industria, è che il report di consuntivazione sia affidabile. Banale a piacere, ma non affatto scontato. Quindi la tecnologia porta anche a quello, è l'entry level della tecnologia, però non lo darei tanto per scontato. Quindi il primo pezzo della tecnologia aiuta a fare delle fotografie che siano a fuoco. A costi ridotti, me lo lasci dire dopo. Iniziamo a dire che sia a fuoco. Il secondo pezzo è che però, sempre con la metafora del fotografo, devo mettere un po' a fuoco le cose. Quindi posso avere l'obiettivo automatico, quello che uso io, oppure posso essere un fotografo professionale. E qui c'è la persona, c'è il consulente, che può avere diversi livelli di profondità. Sono assolutamente d'accordo che il tuttologo non può esistere aumentando la complessità. Sono assolutamente d'accordo che all'interno delle strutture ci devono essere team in grado di supportare i consulenti. Ancora meglio, come diceva Paolo e poi Gianfranco, la possibilità di lavorare in team con team verticali, quindi in cui c'è un senior e degli junior, o team orizzontali in cui ci sono senior partner che abbiano competenze complementari. Però detto questo, la tecnologia abilita anche a poter lavorare su chi scatta la fotografia, perché poi nessuna piattaforma, per quanto sia molto bello dire abbiamo le piattaforme più belle, è esattamente tagliata su quello che il consulente vorrebbe avere. Quindi un po' di lavoro di settaggio va fatto. E per fare setting bisogna conoscere le modalità con cui si fa setting. E quindi per conoscere le modalità con cui si fa setting bisogna fare formazione e bisogna aver voglia di farlo. Perché il report è molto semplice da fare. Io posso mettere report 1, report 15 e schiaccio un bottone e mi arrivi il report. Quando passa la fase di pianificazione, lì non ci può essere nulla di rigido. Ci possono essere delle guide, ci può essere una parte molto guidata, ma ci può essere una parte molto personalizzata. E quindi mettere un po' a fuoco la propria macchina fotografica è fondamentale. Quindi passo dalla reportistica alla fase numero 2, che è la pianificazione. La pianificazione è, sicuramente tutti siamo d'accordo, è far vedere al cliente cosa gli sto proponendo, cosa succede se questa proposta viene accettata e come si modifica il rischio, l'asset allocation, la diversificazione all'interno di un portafoglio. Allora, questo viene fatto dalla tecnologia, non viene fatto da un calcolo. Prima si faceva con la macchinetta, poi si faceva con Excel, adesso ce lo fa la tecnologia. È un fattore abilitante? Io penso assolutamente di sì. E questo è un passaggio successivo rispetto al report con la parte di pianificazione. E poi l'ultima parte abbiamo il monitoraggio nel continuo. Voi tutti vi alzate la mattina e fate l'analisi dei mercati. Oggi ho il telefonino spento per non interferire con i microfoni, il mio funziona benissimo, ma l'obiettivo è controllo i mercati, quindi potrei fare io l'analisi su 100 posizioni con un profilo di rischio molto diversificato, è impossibile che io la faccia. Quindi la tecnologia mi abilita il monitoraggio nel continuo del portafoglio. Ultimo tema della tecnologia, non solo RoboAdvisor, ma ne voglio parlare. Il RoboAdvisor oggi è tanto di moda, ma da 20 anni ci sono delle piattaforme che fanno gestione, le usavano prima gli asset manager, adesso sono diventate di dominio anche dei clienti, che fanno gestione tramite algoritmi, i modelli quantitativi. Oggi si chiamano Robo Advisor, c'è una parte quantitativa, noi stiamo provando a dare un'interpretazione finalizzata al consulente, quindi sempre usando un termine inglese, Robo for Advisor e non Robo Advisory, che ha come obiettivo quello di inserire degli elementi anche di finanza comportamentale, perché a mio avviso l'elemento mancante in tutte le piattaforme di RoboAdvisor è che ci sono delle statistiche basate su dati quantitativi passati, ma non c'è l'esperienza del consumatore. E nel momento in cui io devo censire me stesso, faccio degli errori cognitivi. Finanza comportamentale, Kahneman, tutti i premi Nobel che voi ci mettete dentro. Allora, il fatto che ci sia il consulente che dall'esterno, con un occhio clinico ma distaccato, può monitorare le attitudini di consumo dei clienti, può darci una mano per sviluppare piattaforme che abbiano un contenuto di evoluzione, non sostitutive del consulente, ma al servizio del consulente. Quindi torno alla domanda, la tecnologia è un fattore abilitante? Assolutamente sì,
non può essere l'unico, perché l'utilizzo della tecnologia viene fatta dalle persone e quindi il consulente è sempre abilitante nell'utilizzo della tecnologia. Ecco, Martini, parliamo sempre, rimaniamo sul tema della differenza tra private banker e consulente. La tecnologia ha aiutato queste due figure, però forse il mercato ha reso meno evidente la differenza tra queste figure, lei è d'accordo? Sì, insomma. Funziona? No. Funziona mai? C'è sempre? Non ce l'ho. Solo questo, mai. Okay. Ok, perfetto. Allora, vedo che ti piace stuzzicarmi su un tema a me caro. Dopo facciamo la domanda sulla MIFID. Allora, non penso che sia la tecnologia che ha avvicinato queste due figure, non c'entra un cavolo, nel senso che la tecnologia, anzi, diciamo, se si guarda il mercato, il mondo di matrice rete è sempre stata avanti come tecnologia rispetto al mondo del private banking, e correggimi se sbaglio, o anche tu, anni luce. Il tema è che in questi ultimi anni sono successe delle cose, è successo che il mondo dei consulenti finanziari ha ampliato lo spettro di servizi e di attività che offriva, e quindi c'è stato un ampliamento dell'offerta molto forte, e quindi ha ovviamente avvicinato e ha in parte colmato il gap che c'era fino a magari 4-5 anni fa. C'è stato un grosso travaso di professionisti da un mondo all'altro, e ovviamente questi professionisti portano le loro idee, le loro competenze, se poi hai una struttura che riesce anche a esaltarli e quindi a portare in casa delle idee, tanto, tanto meglio. E quindi secondo me oggi la distinzione che ancora qualcuno si ostina a fare, un po' come quando uno combatte l'ultimo rimasto con la bandiera, dove c'è una differenza tra questi due mondi, la vedo molto poco. È un tema contrattuale, quindi c'è una scelta contrattuale e una scelta è oggettivamente per le persone brave più intelligente dell'altra, punto. Poi uno può avere giustamente mal di pancia, ansie, paure, timori, ma se uno è bravo ed è capace, tendenzialmente guadagna di più, si pagano meno tasse tendenzialmente, e quindi è oggettivamente una scelta più intelligente. Poi è chiaro che ci sono anche mille altri aspetti. Per cui dal mio punto di vista ormai è un tema contrattuale oggi. E tra le altre cose sappiamo perfettamente che questa scelta qua, e qui torniamo un attimo, alziamo un po' il tiro ai modelli di business, se non la fai tu prima o poi rischi che qualcuno la faccia per te, perché quello che sta capitando è sotto gli occhi di tutti quanti, no? Quindi non c'è bisogno che aggiunga cose da questo punto di vista. Per cui se una persona è brava, competente e capace e crede in se stessa, e certe volte vedo che tutti in quella fase si sottostimano, che già è un aspetto particolare, no? È abbastanza singolare, oggi questa differenza fra promotori, ora consulenti e private banker esiste solo dal punto di vista contrattuale. Io conosco tantissimi consulenti finanziari che bagnerebbero il naso, come si dice, a tanti blasonatissimi private banker di grandissima realtà internazionale, o al contrario conosco tantissimi professionisti che hanno un contratto da dipendente, che sono bravissimi, capaci e farebbero molto bene anche in un mondo che ha, contrattualmente parlando, qualche regola diversa. Allora, Garola, abbiamo notato che la differenza tra private banker e consulente sta sempre più scemando, e dalle parole di Martini la tecnologia in realtà non ha avuto un ruolo importante in questa differenziazione, questa non differenziazione. Come sta avvenendo invece nel mondo del private insurance, e come la tecnologia sta impattando in questa nicchia? Sicuramente credo che il mondo del private insurance, per quello che ha conosciuto, sta raccogliendo una grande sfida in questo momento, e la sfida è quella di utilizzare la tecnologia per affiancare il banker e il consulente nella sua relazione col cliente, quindi sicuramente non sostituire il consulente o il banker. Come? Lavorando molto su piattaforme che possano consentire un avvicinamento tra il cliente e il consulente, anche non fisico ma virtuale, a distanza, per potersi confrontare spesso e più spesso, perché come tutti sappiamo la risorsa tempo è quella
che dobbiamo tenere tutti molto sotto controllo è quella più preziosa in questo momento. Quindi dare la possibilità tramite una piattaforma che può essere del broker e quindi messa a disposizione, ripeto, noi lavoriamo B2B, quindi i nostri primi clienti non sono i clienti finali, ma sono le istituzioni, le banche, le reti con le quali lavoriamo per fornire i servizi che poi vanno bene per i loro clienti e le soluzioni per i loro clienti. Quindi anche in questo senso fornire un sistema che possa far dialogare il consulente col cliente via web, che possa alleggerire tutta quella che è, ahimè, ancora oggi quella farraginosa parte di sottoscrizione di un contratto assicurativo, che sia vita o qualcos'altro, alleggerendo e risparmiando tanto tempo, così come tutta una parte di rendicontazione che se siamo abituati ad avere su compagnie italiane molte, ancora sul mercato forse estero ci mancano. E questa è tutta un'area, e poi si apre quel mondo di cui parlavamo prima, di tutti quelli che possono essere invece gli utilizzi della tecnologia per aiutare il banker e il consulente nella diagnosi dei bisogni di quel cliente, quindi la possibilità di guidarlo nelle domande per raccogliere le informazioni necessarie per poter dialogare col suo cliente, non più solo di performance di tipo finanziario, ma proprio di gestione dei rischi. E quindi mappare in qualche modo assieme al cliente tutte quelle che sono le sue esigenze. Quindi direi che queste sono le tre aree fondamentali. La nostra sfida che raccogliamo è quella di essere quello che noi definiamo un bocchettone di raccordo, no? Quindi un sistema attraverso il quale, messo a disposizione dal broker, il partner bancario o rete che sia, possa attraverso quell'unica finestra poi accedere a tutto quello che è il mercato dietro, non solo del private insurance inteso come vita, ma anche grazie agli accordi di cui parlavamo prima, quindi con Willis Towers Watson, su tutto quello che è il mondo delle coperture assicurative corporate, il mondo della famiglia e tante altre possibilità di coperture assicurative indirizzate a particolari categorie. Quindi ci sono specialisti del settore che sono specializzati, come si diceva prima, in alcune cose. Quindi il nostro lavoro è quello di trovare l'eccellenza facendo un unico canale da mettere a disposizione poi a chi si trova a dover parlare col cliente, ad affrontare questi temi. Bene, grazie, siamo giunti alle battute finali. Volevo passare un po' alle vostre domande, se ce ne sono. Alcune domande sono arrivate dal web e dal telefonino. Prego. Sta arrivando. Volevo fare una domanda, in particolare, qui ci sono due società rappresentate, non ricordo bene se su tre o quattro, che sono sotto inchiesta dalla Consob per l'applicazione di commissioni di performance, e il giorno in cui questo è stato comunicato, tra l'altro, il loro valore in borsa è crollato pesantemente. Allora volevo capire cosa ne pensano di questo fatto, se andando fino in fondo e magari arrivando a una regolamentazione dell'imposizione da parte dell'autorità, la redditività di queste società ne risenterà pesantemente. E poi, se posso fare un'altra domanda, si è parlato di piattaforme aperte. Mi sembra che sul mercato molti dicono di essere aperte e magari nella forma lo sono, nella sostanza lo sono di meno, nel senso che ci sono delle strutture commissionali provvigionali che alla fine fanno sì che i consulenti indirizzino la scelta su prodotti a maggior riscontro provvigionale per i consulenti. Ecco, forse con la MiFID 2 forse cambieranno un po' le cose, insomma vorrei sapere qual è l'opinione dei rappresentanti. Grazie. Inizia pure tu. No, non funziona, ecco. Allora,
No, non c'è nessuna inchiesta, non siamo a report, quindi non c'è nessuna inchiesta in corso. Semplicemente qualche mese fa la Consob ha fatto un paper in cui diceva attenzione a questo punto. La stessa Consob poi, e comunque la normativa poi, ha chiarito che da questo punto di vista non ci sarà nessun cambiamento, quindi diciamo che l'inchiesta è nata ed è finita lì, dando un warning non solo a due delle società presenti qua, ma è stato dato a tutta l'industria dell'asset management in quel caso, sul tema delle commissioni di performance. Su questo punto, che come immaginate chi lavora nelle nostre società sente e conosce da circa 25 anni, il tema è molto, molto semplice. Il primo è un tema di performance, cioè siamo sempre lì. Se tu dai performance al cliente adeguate, io personalmente come cliente sono disposto a pagare una cifra X, che se è ovvio ho un servizio di un certo tipo e ho un rendimento di un certo tipo, perché ora stiamo parlando di quello. È chiaro che se tu aggiungi il tema dei costi a un servizio scarso, è ovvio che allora lì non si sta in piedi, perché tu dai una scarsa attenzione, una scarsa performance e in più ti fai pagare tanto. Ma questo aspetto è vero un po' in tutti i settori, non soltanto nel nostro settore specifico. Nella fattispecie il discorso è un po' generalizzato, cioè adesso non so i dati di Andrea, ve li dirà lui, ma nel nostro caso questo riguarda innanzitutto circa un terzo del mondo complessivo, quindi i due terzi non c'entra un cavolo, che sono le gestioni patrimoniali, il mondo dell'advisory, eccetera, eccetera. Quindi innanzitutto non si può fare tutta l'erba un fascio. Un terzo è casualmente i prodotti che da sempre danno più soddisfazione ai clienti in azimut. Quindi se tu parli con un collega di azimut, scoprirai che, io per esempio parlando di me, sono personalmente cliente di qualcuno di questi prodotti. Uno ve lo dico, che è abbastanza noto, si chiama Trend, gestito da una persona che si chiama Gerardo Spinola, che chi è nel nostro settore sa che è uno dei gestori più capaci che c'è, e sono 20 anni che fa in media 2-3 volte l'indice con anche una redditività interessante. Quindi quello è il caso in cui sono tutti contenti, il cliente è contento perché guadagna di più, il banker è contento perché guadagna bene e la società di conseguenza. E quindi questo è un punto. Sul discorso poi del mercato, diciamo che noi siamo in un mercato libero, no? Quindi ormai la trasparenza, la comunicazione è giustamente molto ampia. E quindi, essendo un mercato libero, sono sempre poi i singoli che scelgono sulla base delle informazioni che hanno. E quindi è giusto che uno decida di posizionarsi nella fascia A, c'è chi decide di far pagare al cliente 10 bips magari con una tecnologia innovativa, e poi è chiaro che se ne investi 50 in marketing, milioni di euro, poi non so lato industriale quando vai a break even, però questo è un altro tema, che è una scelta. Per cui secondo me questo è un punto di attenzione, giustamente bisogna essere informati, è importante però che la cosa sia vista sotto tutte le sue sfaccettature. E comunque oggi in azimut, ma penso anche in banca generale, uno può tranquillamente scegliere altri prodotti, altre soluzioni su tutto il mare di cose che abbiamo oggi che nulla hanno a che fare con quel mondo lì. Poi ti posso dire che quel mondo lì ci sta dando e mi sta dando personalmente soddisfazione da tantissimi anni. Sul tema invece della creatura aperta, non aperta, eccetera, eccetera, anche qua parlano i numeri, no? Quindi uno dice come siamo messi. Allora, in media l'industria, penso che a parte Fineco, abbia sulla parte di prodotti, quindi parliamo di asset management, non so se è un rapporto 70-30 o 60-40, poi uno può dirlo in varie formule, poi c'è chi ti dice che è un po' diverso, però gli ultimi dati che ho visto sono abbastanza simili per tutti. È chiaro che anche qua valgono due cose. Uno, il fatto di poter accedere a questo mondo. Due, anche oltre al tema della qualità, che tipo di informazioni hai sui singoli prodotti, perché comunque che se ne dica, avere a che fare con 10.000 prodotti
e nonostante i software hanno fatto dei passi in avanti, Monimate, Morningstar, ce li mettiamo tutti quanti, hanno fatto degli investimenti forti, ci ricorderemo tutti cosa è successo con qualche fondo liquidità di blasonatissime case qualche anno fa, no? È chiaro che avere il controllo del tutto il processo, e soprattutto con la nuova MiFID 2, con la tema di product governance, secondo me è un valore aggiunto. È chiaro che se tu hai dei gestori pippe è un valore aggiunto mica tanto, se hai dei gestori capaci tu oltre ad avere il controllo hai anche delle performance interessanti, per cui il tema insomma va un po' girato. Quali sono gli investimenti che fa l'industria italiana sulla qualità gestionale che abbiamo oggi, no? Perché poi non è possibile che siano bravi a gestire soltanto quelli delle case terze internazionali, non è così, semplicemente loro hanno fatto un investimento sulle persone, parliamo di asset management, il mondo distributivo in Italia ha fatto soprattutto un investimento sul mondo commerciale. Secondo me questa è una riflessione che dovremmo fare, perché poi l'industria è stata un po' asciugata. Quindi in sintesi sono due temi che ci sono. Non c'è nessuna inchiesta di nessun tipo, siamo molto consapevoli, riguarda una parte del tutto e poi ognuno sulla base dei risultati, dei servizi che ha, sceglie. Vuoi dare due riflessioni sul tema? Il fatto che ci sia una commissione di performance, noi in Italia abbiamo un po' la fobia di andare a ricercare la cosa sbagliata per dargli un po' di notizie. Allora, penso che se il cliente paga commissioni di performance che sono di over performance, vuol dire che un over performance c'è stata. Quindi io non voglio proprio demonizzare questa cosa, perché fa parte di un normale processo di pricing. Poi ci può essere anche la modalità in cui il cliente preferisca non pagare over performance, ma può essere che il cliente invece apprezzi proprio il fatto che il gestore con lui è challenging sulla performance totale. Quindi questo è per dire che non le ho mai demonizzate prima, quando facevo parte di un mondo che non le applicava, non le demonizzo adesso che fa parte di un mondo che in piccola parte le applica ancora, perché quello che diceva Paolo è sacrosanto. Noi da tempo abbiamo avuto un'evoluzione di prodotto e il mondo delle commissioni di performance non è su tutto l'ambito degli strumenti di investimento. Quindi nelle nuove gestioni patrimoniali di cui vi ho raccontato prima c'è un pricing flat che addirittura arriva con una fattura con IVA ogni 3 mesi, e quello è al di sotto di tutto, è compreso quello che c'è. Il tema successivo, che è quello dell'architettura aperta, anche qui è un tema su cui vorrei portarvi una opinione simile ma un po' diversa da quella di Paolo. Il tema di fondo su cui noi abbiamo iniziato a fare private banking 10 anni fa è stato quello dell'architettura aperta, perché ci contrapponevamo a delle fabbriche prodotte interne che non avevano logica di creare performance, avevano delle logiche differenti, legate a un mondo prevalentemente retail. Allora, rimanere ancorati a quello schema mentale è veramente sbagliato. Come diceva Paolo, se il gestore è bravo sia che sia interno che sia esterno. Quindi l'idea di dare al consulente un'ampiezza di soluzioni, tra cui ci sono le case terze e tra cui ci sono i gestori di casa, senza avere vincoli di prodotto, e nelle nuove piattaforme senza neanche avere più problemi di pricing, perché il pricing a monte è molto trasparente, sgombra il campo da conflitti di interesse. Ma come spesso capita, il conflitto di interesse è dentro la nostra testa, perché io faccio fatica come consulente a proporre dei prodotti di casa con magari il gestore che è più bravo. Allora, io spero che nell'evoluzione di MiFID 2, quando si introduce ancora di più il concetto di trasparenza, ci sarà la possibilità di considerare il gestore di casa, se è bravo, con l'orgoglio con cui un figlio parla del padre e ne parla bene, non perché sia il suo papà è meno brillante del papà di un suo amico. Allora, il prodotto di casa è un prodotto fatto bene, poi ci sono le società che lo fanno in modo serio, lo fanno bene, altre società che lo fanno fare da persone, Paolo ha definito pippe e mi trova molto d'accordo. Quindi il tema di fondo è, guardiamo sempre la qualità dei numeri, poi ci possono essere commissioni di performance o no, ci può essere il gestore di casa o il gestore di terzi. La filosofia del nostro lavoro, e qui chiudo, è che sempre facciamo private banking, diamo al consulente la possibilità di far bene la gestione dei rapporti con il suo cliente, quello che sta sopra, l'ha detto Paolo, l'ha detto Gianfranco prima, poco importa, il rapporto può essere di lavoro o di agenzia, poco importa, il contenuto del modello di servizio lo fa la banca o la struttura che c'è dietro e il consulente finanziario. Tutto il resto è una sovrastruttura mentale che ci portiamo dietro dal passato.
Se c'è un'altra domanda, prego. Guardi, parli a voce. Arriva il microfono, guarda. Sta che arriva. Arrivando, eccolo. Buongiorno a tutti intanto. Sono un consulente finanziario indipendente e ho imparato qualcosa da voi anche oggi, perché mi avete, diciamo, esposto quello che sono una serie di prodotti da voi gestiti. Una domanda che è diretta e indiretta riguardo alla commissione performance è quella che adesso sembra che ci sia una novità sul mercato dove il gestore fa pagare solo se il costo di gestione, solo se questo diciamo, se un benchmark legato alla gestione viene superato. E questa è la domanda che posso fare. Cosa ne pensate voi e se pensate di questo tipo di, diciamo, di condizioni? L'altra domanda invece, visto che noi facciamo consulenza e anche ovviamente prendiamo le vostre idee e le idee dei gestori e dei banker che gestiscono il prodotto finanziario, che cosa ne pensate e che cos'è il vostro pensiero su quello che può essere un discorso di Brexit, visto che c'è molta confusione, anche se un po' va fuori dall'argomento, però sarebbe utile secondo me avere anche una vostra idea, visto che siete oltre che gestori anche bankers. Grazie. A rispondere alla prima parte delle domande, il tema delle commissioni di over performance flat è un modello di pricing. Io penso che ognuno nel proprio business scelga il modello di value proposition che ritiene più opportuno. Se è chiaro quello che è il contenuto del servizio, il pricing può essere creativo a piacere. Ci può essere una flat fee, ci può essere una retrocessione da parte delle società che inseriscono i portafogli, ci può essere una flat fee di over performance. Io non ho una posizione specifica, anche perché ho imparato che il mondo è bello perché è molto vario, quindi ci sono dei clienti che apprezzano pagare una commissione flat, altri clienti, che sono quelli del collega, che invece se vedono una commissione over performance si innervosiscono, ci sono clienti che apprezzano la trasparenza di far sì che JP Morgan mi riconosca una retrocessione, quindi è un modello di prezzo aperto, molto trasparente, MiFID 2 ci porta ancora più lì dentro, quindi molto bene e molto volentieri il poterlo fare. Se invece un cliente non vuole pagare nulla e che se ne stia dov'è, ecco, perché poi c'è anche un altro tema che ultimamente vi sarà capitato, no? Che si stanno verificando questi clienti che, ecco, se uno non vuole pagare nulla vada da qualche altra parte, secondo me, perché noi dobbiamo mangiare, abbiamo delle famiglie da mantenere e quindi ultimamente si sta verificando anche questo aspetto dove si sta estremizzando, no? Dove la nostra professionalità, i nostri investimenti, i nostri tempi che comunque magari certe volte dedichiamo a queste persone sottraendole anche i nostri affetti, secondo qualcuno valgono zero. Secondo me questo è sbagliato in principio. Sulla Brexit, vabbè, non volevo toglierti il piacere di... No, volevo però collegarmi a questo perché sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Martini, nel senso che pensare a dover pagare zero solo perché per un periodo o un anno un gestore non ha abbattuto l'indice vuol dire non apprezzare la professionalità e il lavoro che c'è dietro una gestione patrimoniale, perché un gestore di una gestione patrimoniale lavora, come ha detto Martini, togliendo tempo agli affetti, fa delle scelte che sono legate a una sua view, è una view della casa ovviamente sul mercato, batte sempre l'indice, no, e per quel motivo non pagarlo, non pagare un servizio solo perché in quel momento non ha battuto l'indice, non penso sia un modello da questo punto di vista corretto o accettabile, per cui sono totalmente d'accordo, perché si va a snaturare anche da questo punto di vista la professionalità e il rapporto fiduciario con il gestore. Brexit, altro neologismo, ancora 8 giorni ne sentiremo parlare molto probabilmente e io ho una mia convinzione personale su come finirà, nel senso che ne parlavo ieri con un mio collega inglese, io ho vissuto 5 anni in Inghilterra e gli ho detto allora qual è il sentiment, e lui mi ha detto una frase che io condivido: come al solito appena prima o una settimana prima, diciamo, di questi importanti momenti elettorali gli inglesi si scaldano, noi ci scaldiamo, ho detto, andiamo più verso quella che sembra l'ipotesi di rottura e il referendum per la separazione scozzese ne è un esempio. Poi lui ha detto, quando arriviamo nella cabina elettorale forse diventiamo un pochettino più attenti a quello che stiamo facendo. Per cui dal mio punto di vista, però questo è un parere totalmente personale, questo è l'indirizzo che prenderà. Per cui di fatto avremo un po' di turbolenza come lo stiamo vedendo, perché questo è il...
diciamo il mare in cui gli speculatori amano nuotare in questo momento, con l'incertezza legata all'esito del referendum, però dal mio punto di vista poi dovremmo ritornare ad una situazione, non dico normale perché non l'abbiamo mai avuta dall'inizio anno, però sicuramente non disruptive come potrebbe essere nel caso di un referendum con esito negativo. Certo. Vai, vai. Solo un tema c'è solo una riflessione sul tema delle commissioni. Innanzitutto credo che quando parliamo di consulenza, adesso qua ci dovrebbe essere qualche legale, parliamo di un contratto di scopo e non di mezzi, cioè nel senso di fare un mestiere, fare il consulente, quindi raccomandare quant'altro, ma non di assicurare un risultato. E quindi secondo me diventa pericoloso se pensiamo a un'industria che venga pagato solamente sul risultato, perché altrimenti si crea una asimmetria di comportamento a rischio. Io per ovvi motivi, poi è ovvio che c'è la selezione del miglior gestore eccetera, ma in un primo momento sono portato a rischiare molto di più i suoi soldi se magari ci posso guadagnare qualcosina di più. Se invece io sono pagato per un lavoro serio, costante, continuativo, il giusto, ok, credo che noi facciamo veramente in quel caso il bene per l'industria, per il cliente. Ecco, non credo che il meccanismo di in qualche maniera non essere pagati, poi non credo che ci esista questo schema in nessuna industria basata sul concetto della consulenza. Non vado da un dottore che lo pago solamente se mi guarisce. No. Cioè, credo che c'è in questo una necessità di affermare un meccanismo molto più serio e molto più forte di quella che è la nostra professione. Grazie, grazie a tutti, siamo giunti alla fine, direi che i nostri ospiti si meritano assolutamente un applauso, ringraziamo Gerardini di Finanza e Futuro, Garola di Farad, Venuti di BPM, Ragaini di Banca Generali e Martini di Azimut. Grazie mille, a presto.